Ah, ti siedi anche tu qua, pensavo di là. No, sono vicino a te. Allora, oggi abbiamo il piacere, veramente il piacere, non per piaceria, di avere qua l'amico Aldo Tanacchi, che era già tanto tempo che ci siamo sentire. Allora, prima sono andato a guardare un attimo, me l'ha ricordato lui, che l'ho registrato addirittura il 18 agosto del 2012. 9 anni fa. Sono 9 anni, pensa te, quindi, ed era già... È il tempo corre. Allora, abbiamo approfittato, siccome Aldo, oltre diciamo avere questa passione, Aldo è conosciutissimo... Cartomanzia, astrologia, anche tanto i segni. Tante volte è stato ripreso anche dalla stampa, quando addirittura non c'era il blog, non c'erano internet. E lui Diciamo che molti che siamo in tema adesso, molti politici di me erano in casa, venivano a trovarmi, chiedevano informazioni, come possono andare le elezioni, o tutte quelle cose, hai capito? Allora, abbiamo approfittato del fatto che Aldo è stato dipendente Veritas per 40 anni, dall'81 da Novantino, stagionale, al 30 giugno, quindi a pochi giorni fa, in Veritas, che prima era ASP, adesso Verte. E allora io gli ho detto, gli ho insistito due o tre volte, che eravamo sempre in fretta un po', e allora oggi gli ho detto, guarda, domani stiamo un po' in mi chiami, ti sto facendo le carte. Per il tuo futuro, Andrea, carte, vabbè. Non aver paura, però, che sono d'aiuto anche qui, anche morale qualche volta, anche perché le carte, moltissime persone, ti ripeto che sono 40 anni che faccio le carte, è uno strumento per poter dialogare, per poter esprimersi, anche di curiosità, o vengono per problemi d'amore, anche purtroppo di salute o di lavoro, o anche esistenziali, per dirti. Però quando c'è stato il virus che ha bloccato tutto, e quindi siamo rimasti tutti fermi, nessuno poteva parlare apertamente, cioè non col telefonino, personalmente no, è stato un disastro. Adesso ringraziamo Dio, speriamo che questo virus se ne vada pian pianino, e di poter comunicare ancora, perché credo che le persone abbiano bisogno di dialogo, di comunicazione, anche del cartomante, anche di sapere se si sposano, se va bene quel fidanzato. Tra l'altro, perdonami, hai fatto anche il vaccino anche tu? Certamente ho fatto il vaccino, e adesso al 3 settembre ho il richiamo, bene. Il secondo, giustamente bisogna farlo, ecco. Allora senti, allora, intanto vi dicevo che Aldo, detto Tanacchi, si può dire Tanacchi? Sì, Tanacchi, sì, io bellemo, ma Tanacchi... Perché Tanacchi? Perché era un soprannome che dava una mia madre, io ne ero innamoratissimo della mamma, di tanti figli Tanacchi a lei, e mia madre, che ha 9 figli, io sono l'ultimo dei 9 figli, Aldo Tanacchi, cioè è andato avanti il suo nome della mamma, che credo anche per quanto riguarda Tanaka, c'è un ministro Tanaka in Giappone che vorrebbe dire saggio, una cosa del genere, hai capito? Bene. Ascolta, allora vi dicevo che l'Aldo tante volte, insomma, è stato così un po' tirato della giacchetta, ha fatto anche qualche piccola così avviso, hai letto le carte a qualcuno, insomma, sui giornali... No, anche a politici, anche sulla Nuova Venezia, sul Gazzettino, su qualche altro giornale. Adesso vuoi fare le carte a me? Siamo, hai capito, nel periodo adesso... che vedo delle novità nella politica, non sono ancora del tutto decisi chi rappresentare, vedremo, dai. Io senti, darei spazio più ai giovani, alle novità. Sulle cose, no? Uno ti può fare delle domande, tu fai leggere il caso. Uno può farmi delle domande, allora tu mi puoi dire magari
Aldo, puntami l'amore, oppure puntami, no, io ti chiederei, cioè, quel pensiero. Un certo avvocato donna di Chioggia, vorrei chiederti quando passa Miglior Vita? Posso chiederti questa domanda? Quando passa? A Miglior Vita, sì. Ma sono cose che non bisogna dirlo, questo, no, perché... No, un'informazione? No. Che gli venisse un piccolo colpetto, una roba del genere? No, io guarda, in 40 anni di cartomanzia non ho mai partecipato a nessuna seduta, né spiritica né medianica, non ho fatto... malocchi, fatturazioni, no, come no, dicono, no, no, di... ma io, ma no, le, no, il futuro, no, io non ti dico di un malocchio. Ma se tu mi dici che mi piacerebbe sapere se un certo avvocato, sì, se tu hai passassi... della giustizia, no, mi piacerebbe sentire se passa Miglior Vita nei prossime settimane. Ma Miglior Vita vuol dire morire, cioè abbandonare questo terreno pieno di cose tristi verso un'altra realtà più... Sì, ma è una persona malata o hai un sentimento negativo? Spererei che avesse qualche male, spererei. Non essere cattivo. No, liberare la società dai parassiti. Quanti anni ha questa persona all'incirca? No, ma adesso sto scherzando. Stavo scherzando. Ma io ti ho risposto, no, se tu mi dici, no, quando trovo l'amorosa, te l'auguro anche domani mattina, perché sei un essere umano, allora, ha bisogno di amore anche tu. Dai, sentiamo questa. Hai capito? È una buona domanda. Sentiamo pure questa domanda qui. Vediamo nell'amore. Facciamo una cosa così leggera, tanto... per simpatia. Anche perché non possiamo stare troppo... No, possiamo anche quasi smettere. Beh, innanzitutto, guarda, per me, te lo dico oggi, 20 agosto 2021, trovare una compagna, un'altra persona, come hai detto tu, non è neanche facile. Ci bisogna anche sacrificarsi. Quindi probabilmente la tua vita... e anche sui sacrifici, se l'ha peso, quindi avrai anche poco tempo da dedicare al cosiddetto amore. Però per me, prima o dopo, trovi una compagna, trovi una donna. Questa è Mora. Una donna di cuori, di coppe. Mora. Non lo so in questo caso se sia Mora, sto cercando rossa una o nera, tesoro. Perché no, non lo so, a meno che... non si sa. Neanche quello. Non si sa l'età. Una donna matura, indubbiamente, ma... Beh, ma certamente, cioè, esistono dei cartomanti che ti dicono tu conoscerai una che ha 17-18 anni, non esiste questa numerologia, oppure ci sono dei cartomanti che fanno fatturazioni, ci sono degli apprendisti, astrologi, maghi che non lo sono, anche a Chioggia nei bar si mettono a fare le carte, non hanno nessuna professionalità. Allora, sintetizzando, troverò una femmina prima o poi. A meno che tu non trovi un uomo, non credo. No. Speriamo di no. Dai, che scherzo, dai, va bene. Dai. Però a domanda risponde con sacrificio, perché probabilmente la tua vita, cioè, nessuno ti ha regalato nulla, credo, hai sempre lavorato. Cioè, con un piccolo impedimento dovresti trovare una donna che per me non è neanche di Chioggia, quindi può essere espatrio da fuori, potrebbe essere anche Piove di Sacco, Padova, per dire, oppure Tenerife. Ti dirò anche un'altra bella cosa che oggi ti ho detto prima, i 20, hai un angelo custode che ti protegge, non so se tu credi ai defunti, alle entità, oppure anche alle emozioni, cioè, anche questo esiste. Io credo e ho un rispetto tanto per i defunti quanto per la Madonna. Bello, questa è una cosa bella. Se vuoi possiamo anche concludere e ringraziare chi ci ascolta. Allora, e grazie del tuo invito, simpaticamente, che... Adesso io ringrazio Aldo, è una cosa un po' simpatica, dopo c'è chi ci crede e chi non ci crede, però comunque... Ma sì, ma ci sono persone ma che hanno bisogno, perché anche col passare degli anni tante cose le ho anche indovinate. Solo Dio è mago, hai capito? Cioè non esiste la perfezione, però ci sono delle persone che hanno bisogno anche... di essere ascoltate, hanno bisogno di una conferma nella vita, magari la trovano anche attraverso la cartomanzia. E quindi, dopo bisogna capire quale cartomante, hai capito? Comunque, ringrazio Aldo, mi ha dato una speranza, prima o poi
trovare una femmina. Solo però, prostituirmi se moro più o meno quello. No, io ti ho detto che una persona matura, qua non viene fuori se ha la tinta, se è rossa, se è nera. Vabbè. Hai capito? Ok. Bene, ok, dai. Concludiamo qui. Vuoi salutare qualcuno? Ma io saluto Chioggia perché Chioggia è stupenda, Chioggia è magia, Chioggia è segreto, Chioggia è una stupenda città e amo Chioggia. Arrivederci. Ciao. Giusto, pare carina, Andrea. Sì, sì, sì.